Il PIN presenta la nuova offerta formativa per l'alta formazione, ma lancia anche l'allarme per la chiusura della biblioteca, un servizio che ogni anno garantisce il prestito interbibliotecario ed è frequentata non solo dagli allievi iscritti ai corsi pretesi. Ho portato un bilancio buono, come sempre, ma il presidente l'attuale presidente della Fondazione Cassa e Risparmio ha avuto modo di dire che le biblioteche ci pensino le scuole, mentre lui penserà ad altre cose per la città, ci metterà dei monumenti, finanzierà le mostre, certamente. Ha pochi soldi la fondazione, questo lo so che ha pochi soldi, però insomma. Penso si poteva fare un ragionamento un pochino più complesso su questo punto. Per far funzionare la biblioteca gestita dalla cooperativa Ortelius servono 90.000 euro, ma all'appello ne mancherebbero 30.000. La Regione Toscana, invece, tramite il Fondo Sociale Europeo, ha finanziato 4 corsi, mentre sono a pagamento i 2 master e il corso per esperto di valutazione e certificazione delle competenze. Quest'anno abbiamo un'offerta molto ricca. Nel panorama dei progetti finanziati formativi abbiamo il Cyber Security Specialist, che è una nuova figura dell'ICT, molto richiesta dal mercato del lavoro. Proponiamo l'allievo capo ricevimento nel settore turistico rivolto a disoccupati e anche l'operatore audio-video sempre rivolto ai disoccupati. Fra l'offerta formativa a pagamento abbiamo il Master in Digital Marketing giunto alla sua sesta edizione, la proposta del Master in Sviluppo Locale, in Valutazione dello Sviluppo Locale e l'esperto nella valutazione delle competenze e certificazione. I corsi sono stati programmati e studiati sulle reali necessità delle imprese, impostazione che lo scorso anno ha portato al 65% il tasso di occupazione a fine corso.